Allora, siamo qui con il mister della Meridian. Mister, una partita combattuta fino all'ultimo, l'avete persa nel finale, ma comunque la prestazione c'è stata per 90 minuti, avete battagliato alla pari del Ponte Buggianese. Come l'ha vista lei? No, è stata una partita combattuta. Sono stati 90 minuti veramente combattuti fino in fondo, peccato per il campo di gioco che era in precarie condizioni. E Ponte ha confermato di essere una compagine attrezzata per stare lì nelle prime posizioni, perché quando la partita è diventata difficile sono venuti fuori come giocatori di esperienza, conoscendo il timing della partita, rallentavano il gioco e poi hanno trovato il gol. Da ultimo con Vitiello che ci ha lasciato con l'amaro in bocca perché era una partita che andava verso il pareggio. Mister, cosa manca alla sua squadra per poter fare un ulteriore salto di qualità e andare a magari ottenere un risultato favorevole anche in questi campi molto difficili? È stata una partita decisa da episodi, lo sottolineo, perché loro hanno fatto gol all'80esimo nella stessa situazione che noi il primo tempo abbiamo preso la traversa, riga fuori. Quindi è stata una partita decisa da episodi. Con calma arriveremo anche noi a capire quali sono i momenti della partita e li sfrutteremo anche noi. Ci vuole calma, sacrificio e umiltà, ma sono convinto che ci arriveremo anche noi. Allora, siamo qui con il mister del Ponte Buggianese. Mister, una vittoria fondamentale, sudata, arrivata alla fine. Comunque mantenete il vantaggio che avevate su Quarrata e questo penso sia la cosa più importante. Sì, al di là del vantaggio del Quarrata, diciamo, l'importante oggi era vincere, nel senso giocavamo contro una squadra che veniva da un ottimo risultato, è una squadra che sicuramente ha dei valori, lo sapevamo che sarebbe stata una partita dura, infatti così è stata. Ecco, diciamo. Quindi una vittoria importante, ma il campionato è ancora lungo. Da fuori il Ponte sembra poter vincere veramente in ogni modo, alcune partite con tanti gol di scarto, alcune come oggi sudate fino all'ultimo. Qual è l'aspetto che secondo lei deve migliorare oppure siete veramente arrivati a un livello in cui ormai ci sono da giocare e da vincere le partite? No, vabbè, sicuramente c'è sempre da migliorare in qualcosa. Diciamo che noi siamo una squadra che abbiamo qualità e tecnica. Ovviamente giocare in un campo così è difficile giocare a calcio, quindi bisogna adattarsi, fare un po' della nostra fisica, dell'esperienza, della nostra forza. Però questo, insomma, oggi la cosa positiva era stata non prendere gol, che questo finora, diciamo, è sempre stato un nostro difetto. Però insomma, riusciamo sempre a creare occasioni e a fare gol.